Martedì 27 giugno si è aperta a Palazzo Vallelonga la rassegna Parole e Musica in Cortile, afflato napoletano. 4 serate di spettacolo teatral-musicale organizzate in occasione dei 135 anni della fondazione della Banca di Credito Popolare. Dopo 3 anni di attesa, prima per le restrizioni causa Covid e successivamente per il restauro del palazzo, ritorna quindi la rassegna di musica ed eccellenze napoletane, come sottolineato dal presidente Mauro Ascione. Quest'anno riapriamo il Palazzo Vallelonga. Dopo, innanzitutto celebriamo il nostro compleanno, 135 di anni di attività della banca, quindi non c'era un'occasione migliore. Riapriamo dopo il Covid, perché era una rassegna che avevamo già iniziato nel 2019 e poi abbiamo interrotto per il Covid e successivamente per questo restauro del nostro palazzo, che finalmente è stato finito sia le facciate esterne che il nostro cortile, e quindi ci sembrava bello poter festeggiare questo momento con una rassegna di parole e musica di eccellenze napoletane, perché noi mettiamo e vogliamo mettere in salto le eccellenze napoletane in questo bellissimo cortile, quindi un bellissimo contenitore al quale diamo un contenuto di cultura, perché Palazzo Vallelonga deve diventare sempre più non solo centro pensante per l'economia della nostra regione, ma anche un importante momento di aggregazione culturale per tutto il territorio intorno a noi. La prima serata, intitolata Passione, ha visto esibirsi i musicisti Marco Zurzolo, Marco De Tilla e Carlo Fimiani, che hanno accompagnato la voce di Marianita Carfora, con il contributo narrativo dello scrittore Maurizio De Giovanni. Innanzitutto denota la sensibilità alla cultura e alle tradizioni da parte di una banca che opera sul territorio e che sul territorio impiega, quindi fa crescere le imprese. Io sono felicissimo di supportare questa iniziativa e sono particolarmente felice di incontrare il presidente, che è un amico e al quale voglio molto bene. Lo spazio è bellissimo, fa caldo, quindi lo spazio aperto conviene sempre in questo momento. Lo trovo delizioso, molto ben fatto, sono convinto che ospiterà bene sia le parole che le canzoni.